Adesso lo vogliamo dedicare un po' di tempo al nostro spirito? Proviamo a rilassarci, provate a rilassarvi, a far fluire l'energia che è in voi. In poche parole, dovete aprire i vostri chakra. Li avete aperti i chakra? Come si aprono i chakra? Boh, io non lo so, io so a malapena aprirmi il naso, visto che non prendo nemmeno medicinali. Ma i chakra, come cazzo si aprono? Non lo so. Non sappiamo nemmeno dove si trovano questi chakra, quindi come possiamo sapere se sono aperti? Io non lo so, non sono un esperto. Infatti per queste cose dobbiamo affidarci a maestri seri, gente che ha studiato, che è preparata, che non mette le persone ignoranti in un pericolo alimentare. E non voglio offendere nessuno con la parola ignoranti, è un dato di fatto, o come direbbe Feltri, è palese. Anche i vegani, per quanto mi riguarda, sono delle persone ignoranti, perché ignorano quale sia la giusta alimentazione. Quindi sentite come ci spiega Laurenzi come il nostro stomaco digerisce meglio se mangiamo solo un alimento, cose al limite del legale. E anche il nostro corpo entra comunque in un periodo di cambiamento, in una nuova stagione. Ci sono delle depurazioni che ci puoi consigliare o comunque dei benefici da. Questo è il periodo delle pulizie di Pasqua. Allora, una pulizia classica, semplice, è l'uso della betulla e c'è proprio un protocollo Veleda dove vende 3 bottiglie di betulla Veleda, uno si fa quella cura e entra in un meccanismo di depurazione. Altre depurazioni, qualunque depurazione si conosca, dal clistere ai lavaggi più complessi, vanno benissimo. Il periodo in cui si può fare un digiuno parziale di organi, cioè magari si mangia solo frutta, si mangia solo verdura, non esageriamo, si mangia solo proteine, in modo tale da mettere in tranquillità gli organi, ma soprattutto si mangia una cosa sola, perché così lo stomaco digerisce perfettamente, l'intestino perfettamente e il corpo, non avendo scorie residue, riesce a depurarsi. Perché ricordatevi, mangiare più di un alimento comporta sempre qualcosa che non viene ben digerito. Ma è meraviglioso, ragazzi! Cioè, non solo fa disinformazione alimentare dicendo che nel periodo di primavera, quando invece servono le forze, dovremo mangiare solo un alimento, ma quell'alimento, per far digerire meglio il nostro stomaco, dovrebbe essere la betulla! Ma porca puttana, ma deriviamo dalle scimmie o dai castori che mi devo mangiare la betulla? Però, molto probabilmente io mi sto sbagliando. Dovremmo averlo qui e allora noi capiremmo.